siano lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, e abbiamo la gioia di avere con noi questa Santa Messa, una larga parte, forse completa, della banda comunale di Simoneta che in questi giorni, oggi in particolare, desidera rendere il proprio tributo, il proprio omaggio a Santa Cecilia. Santa Cecilia, sapete che è stata festeggiata un paio di giorni fa, nobile donna romana e martire, ed è patrona, come sapete, della musica, in particolare della musica sacra, ma anche della musica in generale. Quindi vorrei adesso con voi riflettere un po' su una parte della liturgia di questa domenica e poi spendere, sperando che il fratello Tempo sia clemente, qualche parolina anche sulla storia di Santa Cecilia, che è molto edificante. Allora, oggi è la festa di Cristo Re, e a proposito, ho l'occasione di invitare anche, domani vedremo insieme la prima volta un film che è cristiana, che è appunto la storia dell'epopea dei martiri messicani, un fatto vero che avvenuto nel secolo scorso, verso la fine degli anni 20, che morendo martiri preferivano essere uccisi, ma loro gridavano viva Cristo Re. Proprio esattamente, o non l'ho fatta apposta, era tutto quanto così da solo, dico quando lo facciamo sta prima di questo film, sono arrivate ste case, dico, perché il più bel film che ho a disposizione qual è questo? E dico, lo vediamo domani, poi sono attenzione, dico, ma domani la festa di film, cioè, quindi è una cosa veramente voluta dalla divina provvidenza. Viva Cristo Re! In effetti il Vangelo ci parla di un re che siede su un trono di gloria e, vedete, il re dirà quelli che stanno alla destra e il re dirà quelli che stanno alla sinistra. Allora, in quel giorno la regalità di Cristo si manifesterà in pienezza, ho scritto anche nell'introduzione al bollettino, quando alla fine della storia, la scena del Vangelo è il giudizio universale. Chi lo sa se riuscirò prima che parto da Sermoneta a farcelo vedere che sta sopra alla bussola della chiesa, quello dovrebbe essere restaurato. Il giudizio universale è il momento in cui tutti compariranno davanti a Gesù Cristo, tutti, sia che ci ha creduto, sia che non ci ha creduto, qualche mattacchione che ancora pensa che Gesù Cristo non sia mai esistito, questo sapete che è una sciocchezza, quindi chiunque si ritroverà davanti a lui, e a differenza di adesso, noi quando guardiamo un crocifisso non abbiamo una corona sulla testa di Gesù, ma non è la corona del re, non è la corona di gloria. E l'impero di Gesù adesso non si manifesta in maniera forte. Vi faccio un esempio: se qualcuno di voi è capitato, spero una volta sola in vita sua, e non di più, di non andare a messa la domenica, sono venute le guardie reali di Gesù a prenderlo a casa e dire: dove, che stai a fare? Guarda che c'è un Dio che sta morendo in croce per te, cercando a messa, se non ti porta a calci. A qualcuno è mai successo una cosa di questo genere? Sì o no? Non credo. Se tu non vai a messa la domenica, nessuno ti dice niente, zio, adesso. Ma il giorno del giudizio universale, Gesù dirà: e tu perché non sei andato a messa la domenica? Lo sai che io ho dato la vita per te, non c'avevi neanche un'ora a settimana da darmi, figlio mio? Quindi, perché vi dico queste cose? Adesso non vi dico queste cose, capite? Immaginate pure, uno entra in chiesa, lì dentro, in quella cappellina lì, c'è una lucetta rossa lì davanti, perché lì Gesù Cristo è presente in corpo, sangue, anima e divinità, così come tra poco durante la consacrazione. San Paolo scrive nelle sue lettere: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo al Signore. Quando si entra in chiesa, la prima cosa che si fa, si affaccia da quella parte, si fa la genuflessione, si piegano le ginocchia, ci si fa il segno della croce, perché lì c'è Dio, non c'è Vinco Pallino. Quando il sacerdote consacra e stende le mani, a meno che uno non ci abbia qualche crampo alle ginocchia, si sta in ginocchio, non si sta in piedi, perché c'è Dio che scende sull'altare. Ma se io rimango in piedi, c'è per caso qualche luogo tenente del re che viene col manganello a dirmi: oh, mettete in ginocchio? No, adesso non è così. Perché? Perché c'è una differenza tra la regalità che Gesù manifesterà alla fine della storia e quella che c'è adesso. Qual è la differenza? Che adesso tu devi riconoscerlo come tuo re, liberamente e volontariamente, non avendo la certezza che lui sia Dio. Qualcuno di voi è sicurissimo, per l'evidenza, non per la fede, che Gesù sia Dio? Non sono sicurissimo per l'evidenza, neanche io ci credo, non sono veramente convinto, capite? Ma nessuno lo può dimostrare.
Qualcuno c'ha l'evidenza assoluta che tra poco, quando io consacro, lì c'è Dio, non per scherzo, non per un simbolo. Sono successi alcuni miracoli eucaristici, come sapete. Il prossimo pellegrinaggio parrocchiale che faremo in Quaresima, andremo a vedere uno, l'annuncio della testa, Bolzene e Orvieto, quello che ha dato origine alla festa del corpo storico. Quindi sono fatti storici che sono successi, capite? Ma che qui ci stia Dio, io ci devo credere. La fede è un gesto giustamente teologale, ma anche un gesto libero. Cioè, io devo scegliere se approfondire la fede, se conoscere la mia fede e se quindi vivere la mia fede in maniera consapevole e agire di conseguenza. Quindi, facendo l'esempio di prima, voi sapete che c'è stato un grande re francese, uno dei più grandi, Luigi IX, santo. Poi, attenzione, Luigi IX è vissuto nel XIII secolo, quindi non so se immaginate chi era un re nel XIII secolo, insomma, cioè era veramente una persona, il re di Francia nel XIII secolo era una delle massime autorità della terra, quindi era più del presidente degli Stati Uniti di oggi. Lui andava a messa tutti i giorni, e gli preparavano, e chiaramente il posto del re nel posto dove andava a messa, qui c'era tutta quanta la sedia di velluto, c'aveva l'inginocchiatoio di velluto, tutte quante le comodità, e lui prendeva e ginocchiava a terra. Per terra sul pavimento. Allora qualcuno ogni tanto da dire: scusi maestà, ma sa com'è? Va bene che si ginocchia davanti a, ma lei insomma sarebbe meglio che si ginocchia nel ginocchiatore. Per un re ginocchiarsi per terra non è una cosa tanto dignitosa, non va tanto bene. Hai detto? Guarda che il mio re, altro che ginocchiarsi per terra, è morto in croce, nudo, sputato in faccia. E io vorrei farmi problemi, mi ginocchio per terra. Capite quando uno già. Ecco, allora perché Gesù parla nel Vangelo e anche la prima lettura, no? La prima lettura presenta un'immagine bellissima. Come fa il re adesso Gesù? Adesso, non alla fine della storia. Lo fa attraverso l'esercizio del ministero di pastore. Ti si fa incontro con dolcezza, con bontà. Non ti tira le orecchie, non ti costringe, non ti forza, non ti bastona. Cerca di farti comprendere la verità, la spiega, se la vuoi stare a sentire, chiaramente. E ti perdona, ti ama, si prende cura di te. Solo che bisogna vedere se tu in relazione alla sua cura la accogli, quindi sei pecora, o se sei un capretto. Al giudizio universale, chi sono le pecore, chi sono i capri? Non è che lo decide Gesù, chi sono i pecore e chi sono i capri, lo decidiamo noi. Siamo noi che decidiamo se essere pecorelle o capri. Qual è la differenza tra una pecorella e i capri? Guardate, sono bellissime immagini di Gesù. Chi sono le pecorelle? Le pecorelle sono bianche, innanzitutto. Sono bianche, vuol dire che sono persone che hanno capito che Gesù è venuto a salvarci dai peccati e quindi che capiscono che l'unica cosa grossa che dobbiamo evitare è offendere Dio. Uno. Le pecore, però, come sappiamo, quando si dice che uno è buono, cioè fin troppo buono, ma questa è una pecora, questo qui, le pecore sono docili, al pastore le vanno dietro, sono sicurissime che il pastore le condurrà bene. Salmo responsorile che abbiamo ascoltato: il Signore è il mio pastore. Tu ascolti il Signore, è veramente il tuo pastore, sai le cose che ha detto nostro Signore. Cioè, noi siamo tutti quanti italiani, battezzati, comunicati e cresimati, no? Però provo a fare questa domanda. Una persona che si è un po' allontanata dalla Chiesa viene e si sente un po', io mi voglio un pochino riavvicinare alla Chiesa, ma mi puoi sintetizzare in 5 minuti che dice Gesù? Voi sapreste rispondere a questa domanda, oppure sempre le solite cose. Gesù dice che dobbiamo essere buoni, che dobbiamo amarci, che dobbiamo essere misericordiosi, dobbiamo perdonarci. Queste quattro cose le attacchiamo più o meno tutti quanti insieme, no? Però bene, cos'è la nostra fede? Noi sapremmo dirla o no? Punto interrogativo. E chi sono? Ecco, le pecore, attenzione, un'altra cosa molto importante. Le pecore, come vanno dietro al pastore? Ognuna per conto suo o insieme? Ci vanno insieme. Vivono la dimensione fraterna. Dov'è che noi cristiani viviamo la dimensione fraterna? Stiamo facendo quest'anno gli incontri di catechismo degli adulti su questo tema, perché il Vescovo ci tiene tanto. Dove incontriamo Gesù? Insieme. Nella Chiesa.
nella chiesa sgangherata, siccome il Signore ce la dona oggi, non fa niente, ma la incontriamo non semplicemente come singoli, ma come popolo e cammina insieme. Qual è l'ultima organizzazione della chiesa? È la parrocchia. Cosa si dovrebbe trovare in una parrocchia? Il parroco bravo, la messa veloce, i sacramenti a buon mercato, ma nelle parrocchie dovrebbe trovare dappertutto, io spero di riuscire a lavorarci in questo, una comunità viva di persone che amano il Signore e si amano tra di loro veramente, e che quindi diventa fermento di comunione e di unità per tutto il territorio e per tutte le persone, anche quelle che sono meno vicine alla chiesa. Queste sono le pecore. Chi sono i capri? I capri girano in gruppo o girano di testa propria? I capri vanno avanti di testa propria, d'accordo? Sono docili o sono ribelli i capri? I capri sono ribelli. E Gesù cosa farà con il suo universale? Prenderà atto di quello che noi abbiamo fatto nella nostra esistenza. Come ci siamo relazionati in confronto di Gesù, che adesso viene mite e mansueto come un pastore, ma poi verrà come re che ha un'autorità e a cui tutti dobbiamo rispondere. Noi possiamo anche non pensarci, ma quando moriamo noi ci troviamo dinanzi al Domine Dio, ci chiederà: cosa hai fatto tu della vita terrena che ti ho dato? Cosa hai fatto tu dell'anima che io ho creato, che tu l'hai amministrata, ma viene da me, e l'ho creata perché diventasse bellissima, ascoltandomi, amandomi, servendomi, obbedendomi, e poi dopo la morte godendomi. Questo succederà. Questo fu il tema di questa domenica. Santa Cecilia, martire romano, una delle più feroci persecuzioni. Voi sapete che era figlio di una nobile famiglia romana e andò in sposa, però il padre non era credente, il padre era un pezzo grosso dell'aristocrazia romana, e lo mandò in sposa a un patrizio romano di nome Valeriano. Solo che Santa Cecilia, di nascosto dal padre, aveva fatto promessa di verginità. Voi sapete che fin dall'antichità nella chiesa non c'erano le suore e di clausura, non c'era niente, però le giovani donne che volevano offrirsi al Signore andavano dal vescovo, venivano iscritte in un catalogo proprio, che era il catalogo delle vergini, e dicevano: bene, rinuncio al bene del matrimonio perché voglio come mio sposo solo Gesù, e trascorrere la vita pregandolo, servendolo e dedicandomi alle cose del cuore, senza, diciamo così, il vincolo di una mamma. Quindi Santa Cecilia fa questa cosa, e poi il padre dice: tu ti sposi con Valeriano. Immaginate, no? Che cosa fa? Si affida al Signore, guardate che bisognerebbe leggere gli altri di Santa Cecilia. Voi immaginate un pagano romano, capite, di quelli belli cruspani, dicono tra l'altro che era una bellissima ragazza, era giovanissima nella risposta, aveva 12-13 anni, la prima notte di nozze, lui si avvicina, guardate così, a Santa Cecilia e dice: non mi toccare. Scusa? Non ti toccare? Guarda che tu sei mia moglie. No, non ti azzardare a toccarmi, perché se mi sfiori ci sono già gli angeli pronti, ti taglieranno la testa, e roba del genere. E lui non ha cosa che dice: ma mica tu sarai una membra di quella setta di matti che girano nell'impero, i cristiani? No, non sarai mica, ma sono stato in campo, succede il fin mondo. Cioè, poi lei, tutta la notte, con calma, con la preghiera, intervengono, insomma, alla fine Valeriano si calma, e dopo che si calma Valeriano si converte. Lui e il fratello, tutti e due. Successe il finimondo, perché stavamo sotto Diocleziano. Allora Santa Cecilia dopo un po' viene catturata e viene uccisa con la spada, e dopo di lei Valeriano e il fratello, veramente uccisa, è diventata patrona della musica per volontà di Dio, ecco, perché era giovanissima, e voi sapete che in cielo, è morta Marti, voi sapete che in cielo, ecco perché la musica è una cosa molto molto bella, in cielo c'è la musica, i musicisti lo sappiano, e che musica, ci sono i canti, e che canti, capite? E la musica non è una cosa semplicemente umana, qui qualche musicista, se adesso dico qualche corbelleria, mi può riprendere. La musica non è che l'uomo la crea, o se la inventa. La musica è qualcosa che l'uomo ha scoperto, perché le note musicali esistono prima dell'uomo. Non è che se la inventa l'uomo, capite?
e le regole della musica sono quelle, nessuno le può cambiare. Certo, poi il talento artistico dell'uomo che conosce la musica compone al compositore, ma fare il compositore vuol dire semplicemente con il genio incollato utilizzare delle cose che già ci stanno e farci poi dei grandi capolavori, capito? Ma questo facciamo con la musica. Quindi la musica con tutte quante le espressioni artistiche, quello che vediamo qui, tutte quante le espressioni artistiche sono un riflesso, una scheggia, un bagliore della bellezza infinita che Dio è, capite? Quindi quando uno sente un bel pezzo musicale, se c'è un po' di fede, dice, mamma che bello sto pezzo, ma allora il paradiso che sarà? Perché questo è il senso. Voi sapete che la musica per antonomasia è la musica sacra, luogo proprio in chiesa si può eseguire e bene la musica sacra, perché la musica sacra è la massima forma di espressione, perché è offrire a Dio quella cosa che è sua e che in primis a lui viene offerta. Certamente poi tra gli uomini è cosa bella e buona, non tutta, però qualcosa sì, anche la musica profana, che è comunque un riflesso della bellezza divina. Ecco, è bello essere dedicati a pensare anche a queste cose, perché in paradiso c'è la musica, in paradiso c'è la perfezione della bellezza in tutti i sensi, in tutti i modi, in tutte le forme. Però ricordiamo che in paradiso ci andranno le pecorelle di Gesù, perché i capretti e i caproni all'inferno non ci vanno. Voi sapete com'è raffigurato il diavolo? Lo sapete, no? Qual è il simbolo del diavolo? Il caprone, perché c'è sta il caprone e poi ci stanno i capi appresso al caprone, ecco. Speriamo che nessuno di noi sia così sciocco, ecco, da chiudersi alla bontà e all'amore del buon pastore e perdere per colpa propria la possibilità di goderlo eternamente in tutta la sua bellezza. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a riconoscere la realtà di Gesù nella nostra vita volontariamente e goderne eternamente godere la bellezza quando ci accoglierà le sue dimore in cielo. Siamo dati Gesù e Maria. Sì, sì, sì.